Mi è ricapitata sott'occhio una notizia di qualche anno fa, mi sembra fosse il 2012, anno in cui Bruce Willis, l'attore di Die Hard, ha fatto causa alla Apple perché ha scoperto che nei termini e condizioni, quando si acquista della musica o un film su iTunes, non è prevista la possibilità di trasmettere questo bene immateriale che si è acquistato ai propri eredi. Adesso non so come sia finita questa vicenda, però il fatto mi ha incuriosito. Effettivamente noi con tutte le password e i nomi utenti che abbiamo per la banca, per Facebook, per gli altri social, per la musica che acquistiamo online, per i film che acquistiamo in versione digitale, per i libri che acquistiamo in versione digitale, come facciamo ad organizzarci, con tutte questi nomi utenti e queste password, queste chiavi di accesso, per trasmetterle poi a chi resterà dopo di noi? Perché sta diventando ormai una realtà. Noi che lavoriamo tutti i giorni con internet, con i computer, con le app, con gli smartphone, magari non ci facciamo neanche caso, però noi acquistiamo davvero tanti beni intangibili che verranno poi, volente o nolente, trasmessi a chi verrà dopo di noi. Il problema però inizia a diventare la quantità di questi dati, di queste informazioni, di queste chiavi di accesso, perché è vero che ognuno si crea più o meno un piccolo universo di password e di nomi utente nel quale bene o male riesce ad orientarsi, però se dovessimo mettere nero su bianco tutti i servizi a cui siamo iscritti, dai social alle banche, agli abbonamenti di musica che continuano mensilmente a scalarci quei 9,99 € del servizio, eccetera, eccetera, rischia di essere un lavoro piuttosto lungo. La situazione in Europa è un po' diversa rispetto a quella che si è trovato ad affrontare il nostro amico Bruce Willis negli Stati Uniti, perché in Europa c'è la normativa GDPR che in questo caso ci viene in aiuto perché dice che tutti i dati e le informazioni e i beni digitali sono trasmissibili, tranne che per volontà contraria. Per cui noi possiamo definire un mandatario testamentario e incaricarlo poi di trasmettere le nostre password ai vari account e gli accessi ai vari account a quelli che saranno i nostri eredi. Allo stesso modo, questo mandatario potrà poi chiudere un account. Ad esempio, io non voglio poi che fra 10 anni dopo la mia morte i miei amici di Facebook ricevano ancora l'avviso oggi è il compleanno di Riccardo. Questa è una cosa che io, ad esempio, vorrei assolutamente evitare. Allora potrò incaricare un mandatario che avrà il compito e la possibilità di entrare con il mio nome utente e password e chiudere il mio account. Allo stesso modo in Europa i termini e condizioni che ci vengono praticamente imposti dai grandi player come possono essere Facebook, iTunes, perché se noi non li accettiamo non possiamo usare il servizio, per cui siamo fra virgolette obbligati ad accettarli, non sono scritti nella roccia. Poi io non sono un esperto di diritto, per cui anzi invito, se ci fosse qualche cunese appassionato, qualche avvocato cunese appassionato di diritto digitale, mi farebbe molto piacere fare quattro chiacchiere con lui e scambiarci alcune idee, alcune visioni in merito a questo argomento dell'eredità digitale. In ogni caso, stavo dicendo, ci sono stati dei giudici europei, ad esempio, che hanno permesso delle eccezioni a quelli che erano i termini e condizioni accettati dagli utenti. Per cui c'è del movimento attorno a questo argomento dell'eredità digitale. Quello che bisogna sempre tenere in considerazione, però, è che noi ci troviamo a confrontarci con un diritto europeo. Però i server sono per la più parte nei quali sono stoccati i nostri dati, le nostre informazioni e i nostri beni immateriali si trovano negli Stati Uniti, che hanno un diritto piuttosto diverso dal nostro. Incuriosito comunque da questi fatti, per arrivare al punto, ho trovato un sito online che si chiama eLegacy, scritto con la E Legacy, con la Y al fondo, che promette di aiutare gli utenti, gli iscritti, a fare ordine nei propri nomi utenti e password e a diventare mandatario, testamentario dell'utente iscritto. Nel caso di decesso, nel caso si trovasse poi qui dietro per lungo.
Per cui questo sito è interessante per il servizio che offre, se non altro perché sottolinea un problema che nei prossimi anni ci troveremo volente o nolente tutti a dover affrontare, e lo fa in maniera piuttosto nuova, piuttosto semplice da utilizzare, perché per ogni servizio loro usano l'intelligenza artificiale che c'è dietro i nostri account mail. Ogni account mail ha un'intelligenza artificiale che raccoglie i nostri dati, sanno a quali servizi online ci siamo iscritti, sanno cosa abbiamo acquistato in digitale e quant'altro. A questo punto eLegacy si ripromette di utilizzare questa intelligenza artificiale insita nei nostri account email per collezionare dati che saranno poi criptati in maniera sicura e sui quali noi abbiamo il pieno controllo e possiamo decidere. Essendo poi eLegacy mandatario, testamentario nostro, noi possiamo decidere che, ad esempio, il nostro account Facebook dopo la nostra morte venga chiuso, e invece i nostri dati del conto bancario vengano trasmessi ai nostri figli, per dire. Andatevelo a vedere, può essere interessante. Ripromettono di aiutarci a mettere ordine fin da adesso, che comunque non fa male, e poi facilitare questo passaggio di informazioni, perché poi si tratta di questo. Chiuderei con una frase di Henry David Thoreau, che pronunciato all'americana, perché nonostante abbia un nome francese, lui era statunitense, che dice: "I libri sono la ricchezza di cui il mondo fa tesoro e la giusta eredità delle generazioni". Però se comprate un libro e lo comprate in digitale, lasciateci la password.